Parliamo con Aldo Monza della vittoria del Cisarano, insomma, che si conferma mazza grandi dopo aver battuto il Seregno, adesso la capoclassifica che aveva sempre vinto. Sì, è una bellissima soddisfazione perché comunque siamo riusciti, anzi, i ragazzi sono riusciti a vincere contro una squadra che arriva qui a punteggio pieno, che stava, tra virgolette, camminando con dei numeri da record. Penso che i miei giocatori sono già 3 partite che fanno delle prestazioni superbe, la prima col Seregno, ma anche domenica scorsa a Cilivergue, dove abbiamo creato almeno 5 palle gol, 3 gol annullati, un rigore sbagliato, e il 2-0 era alla fine della partita veramente penalizzante. Oggi la mia squadra ha dato tutto, come è giusto che sia, i ragazzi hanno fatto una prestazione ottima. Hanno difeso coi denti il vantaggio e la vittoria, secondo me, è meritata. A dar maggior valore alla vittoria anche il fatto di averla fatta in rimonta e soprattutto essere andati in svantaggio ancora sull'episodio del rigore quando insomma ha fatto un ottimo primo tempo. Ma rimontare non è mai semplice perché quando sei sotto devi comunque avere anche una forza morale interna per trovare il coraggio di provare e di crederci. I ragazzi sono stati veramente bravi, tra l'altro, ripeto, contro la prima in classifica, che ha anche una difesa, un'ottima difesa, e non era facile, però la prestazione è stata veramente una prestazione al top e, ripeto, la vittoria è meritata. Nel finale, insomma, anche i ragazzi si sono difesi, anche lì riuscendo a non subire gol, insomma. Sì, poi ci vuole anche un attimo un pelo di fortuna perché poi, come è normale che sia, alla fine loro buttavano palla, hanno avuto anche 2 o 3 punizioni che abbiamo regalato un po' ingenuamente, ma noi siamo una squadra giovanissima, oggi in campo c'erano 5 under, c'erano 2000 in panchina, c'era Foglieni 99 titolare a destra che ha fatto una buona partita. È chiaro che qualche ingenuità la si può commettere. Però, ripeto, ci vuole anche un pizzico di fortuna, quella che a mio parere fino ad oggi il Cisarano non ha avuto. E così andiamo avanti con grandissima fiducia e con un risultato che ci dà veramente morale. Esatto, adesso con fiducia questa vittoria, insomma, vista anche la classifica che era non bellissima, questo cambia un po' il percorso del Cisarano. Sì, è chiaro che la classifica non ci sorrideva, però noi nelle ultime 4 partite abbiamo affrontato Seregno, Pro Patria, Cilivergue, quindi non è nemmeno oggi la prima in classifica, non è nemmeno così facile. Io ripeto, non posso dire che bravo, nient'altro che bravi ai miei ragazzi, perché la prestazione è stata ottima e la classifica chiaramente la guardiamo e questi 3 punti ci devono dare morale e la spinta per trovare un po' di continuità e comunque sapere che siamo competitivi e questi risultati lo dimostrano.